Welcome, welcome, ciao Moonchild, buon anno! Buonasera a tutti, buon anno. Buon anno, che è la prima volta che facciamo la diretta quest'anno, in questo 2023. Buon anno Gregoriano. Come andate? Come state? Allora, io sto benissimo. Ancora Bene. sconvolta perché sono appena tornata, ma tutto può, si può fare di tutto, no? Ah sì. Allora, salve, salve a tutti, un secondo solo che Io sto condivido. benissimo. Ancora sconvolta perché sono appena tornata, ma vediamo un po', condividiamo. Sì. Eccoci qua. Ciao Laura, benvenuta. Ciao Claudia Vesani, ciao Angela. Ciao a Ciao a tutti. tutti. Allora, io sono ritornata nella mia My Land, My Place. Ciao Maria Teresa, benvenuta. No, non sono ancora nella mia casa di Ra, ma sono a Hurghada nel Mar Rosso, perché sono atterrata qui e un attimo ho cercato di tornare a casa Alessi, perché non sono ancora a casa. Sono arrivata ieri, dopo questo ringrazio tutti, meraviglioso viaggio in Italia, grazie del cuore, mi avete veramente tutti accolta nel cuore. Allora, siamo qua perché è iniziata la nuova onda dell'Aquila e come vi ho scritto stamattina, chi meglio della vostra super aquila vi poteva spiegare questa onda insieme al mio dragone? Sì, anche io Assolutamente. ho una parte di acqua, quinta forza oggi. E quindi benvenuti, benvenuti anche chi vedrà il video più tardi, non importa, tanto noi facciamo tutto questo con tanto amore. Ciao Ketty, ciao Angela, mi mancate tutti, vi amo tutti. Grazie, 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 grazie dell'amore. Ognuno di voi, ogni sguardo che ho incrociato, ogni cuore che ho toccato e comunque anche quelli che non siamo riusciti ad abbracciarci, ci siamo sentiti. Quindi veramente grazie, io vi aspetto qui nella mia terra adesso e spero che possiate venire veramente a trovarmi molto presto. Allora, come sapete, io e Donato condividiamo per ogni onda. Nei 13 giorni dell'onda, quello che ci arriva, quello che è secondo lui l'energia che si muove. Quindi cominciamo questo 2023 rispiegandovi anche per chi lo sa già, per magari qualcuno che non sa che cosa stiamo facendo. E vogliamo semplicemente, con molta, molta semplicità, con molto, molto amore, potervi spiegare e condividere quello che a noi arriva. Come sapete, io canalizzo tramite i miei oracoli, quindi quello che mi arriva veramente volentieri e quello che ci vogliono dire, i consigli per superare questi 13 giorni. Io non entro nel particolare di giorno dopo giorno perché lascio al mio caro Moonchild la parte un pochino più tecnica, anche se anche lui ha delle delucidazioni supersoniche cosmiche. Vedete com'è serio stasera che mi ascolta, che sembra che sia immobilizzato, ma non si è immobilizzato, è vivo, vi garantisco che è vivo. Ciao amore mio, la mia star, la mia stella. Star non vuol dire star che fa show, ma la mia stella nel cielo è la mia Ollin, che mi manchi già tanto, Ollin. Ciao tesoro. Quindi semplicemente vogliamo condividerci quello che ci arriva per aiutare un po' questo momento sempre molto potente, molto catartico, a poterci aiutare a camminare nel miglior modo possibile, con qualche consiglio in più. Quindi proviamo ad entrare in questo Kin 235 che è l'onda dell'Aquila Blu. Sapete che io essendo un'aquila sono veramente visionaria poco, pochissimo. Solo un pochino. E come è andata questa onda del vento? Per me è stato veramente un tornado. Io sono stata in Italia, sono arrivata in Italia e sinceramente mi è sembrato di cavalcare veramente l'onda di una tormenta, ma non perché è stata
complicata, ma perché è stata velocissima e meravigliosa. Portata da ogni parte, incontrato tante persone, la mia famiglia mi ha accolto meravigliosamente, nuove famiglie si sono create e veramente con grandi cerchi d'amore, quindi è stato proprio catartico. E quando sono preso l'aereo, sono arrivata a Milano, è stato come wow, dove sono? Ok. Che cosa ho fatto? Non ho fatto niente, invece so che vi ho incontrato, perché voi me lo confermate e questo mi aiuta a dire che sono veramente venuta in Italia dopo 3 anni. Quindi grazie mille, quindi questo evento è stato importantissimo e i due eventi che ho fatto sono stati tutti e due nel vento, non a caso, no? E quindi vi ringrazio veramente tanto, per me questo evento è stato tanto, tanto, tante cose, no? E per te com'è stata, mio caro Moonchild? Anche io mi sono spostato dopo 3 anni, l'ultima volta che mi ero spostato sono venuto da te, cara, per cui questo vento mi ha portato abbastanza, insomma, fuori, perlomeno dai soliti confini berlinesi e quindi no, ho ritrovato molta... Così, ho iniziato a riaprire un po' a delle visioni un po' più ampie, diciamo, cambiato un po' terreni e cose, quindi sì, interessante. Bene, 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 A bene, bene, parte quindi le feste, che per me benissimo. sono sempre molto traumatiche, però va bene. Posso cominciare a vedere da un altro punto di vista queste Ah, feste, no? sicuramente, Come sì. una possibilità che si possono fare le cose un po' più con calma, ci si può incontrare, no? Si può armonizzare un po' tutto quello che pensiamo che diventa noioso e deprimente, invece magari no, per me questa volta è stato veramente bello rivederli tutti e quindi perché no? Guardiamo da un altro punto di vista queste cose. Bene, allora io inizierei con il Chi 235, oggi è l'aquila magnetica. Questi 13 giorni vediamo questa aquila dove ci vuole portare e io vi chiedo di fare con me un grande respiro e di entrare nella fermazione del Chi di oggi. Partiamo da lì, poi vediamo dove andiamo a finire. Che io unifico per creare, attraendo la mente, sigillo l'output della visione con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Grande respiro, respirate, perché nessuno respira in Italia, non so quante volte ho ripetuto, respira. Quindi respiriamo, lasciamo scendere questa visione e lasciamo che l'aquila entri con noi in questo messaggio che ci vuole dare. Cosa ci vuole dire questa onda dell'aquila? Vediamo un pochino che cosa i miei oracoli egizi ci vogliono dire. Wow. L'aquila è arrivata. L'aquila ci chiede di armonizzare e di portare armonia all'interno di tutte le nostre parti, ma ci chiede anche di fare un grandissimo cambiamento. Di scegliere di morire per rinascere, ci chiede di scegliere veramente di cominciare a camminare per quello che noi vogliamo creare. Quindi questa mente molto importante che ha l'aquila per poter arrivare a quella visione, la vostra visione, la dovete realizzare per, come vi dico sempre io, stare comodi nella vostra vita, fare qualcosa che vi fa stare bene nella vostra vita. Quindi l'aquila ci chiede, cambia e riporta armonia nella tua vita, riporta tutto in balance. Ma c'è bisogno questa volta che tu abbia veramente il coraggio di poter portare veramente quello che tu vedi, quello che tu vuoi portare, qual è il tuo desiderio di ciò che tu puoi portare qui, ora, dove hai i tuoi piedi, tutti i giorni. Portiamola giù questa aquila.
Eccoci qua. Allora, l'aquila parte in questo modo e parte veramente un po' come sempre i miei accompagnatori egiziani mi dicono, porta una grande verità nella tua vita e affidati, affidati veramente all'universo, affidati a ciò che c'è, taglia tutte quelle corde che ancora oggi ti tengono bloccato e che è giunto il momento. Tu abbia coraggio di volare insieme a me, di volare insieme all'aquila. Io ti porterò a vedere quella visione, però poi dovrai avere il coraggio di camminare verso quella visione. Per camminare verso quella visione bisogna lasciare andare tutto ciò che tratteniamo per paura di perderlo. Non c'è nessuna perdita se non si possiede, ricordatevi questo. Che tu questa cosa non la possiedi, non la puoi perdere, la puoi solo tenere lì legata a te e puoi solo raccontarti la favola di Pinocchio, che tutto è in armonia, ma non lo è. Quindi abbiate il coraggio di tagliare tutto, abbiate il coraggio di aprire con le mani e lasciare andare, abbiate il coraggio di andare su quella porta e anche sentirvi rompere, ma aprite le braccia e saprete. Non cadrete perché sarete assolutamente trasportati dalle ali fino sulla terra morbidamente. L'aquila non vi mangerà, ma vi porterà giù facendovi vedere la visione e vi farà atterrare sui vostri piedi. Solo a quel punto voi potrete iniziare veramente a capire c'è qualcosa che proprio voglio, questa cosa la voglio creare come la voglio io. Quando vi dico sempre, volete fare una torta? Non avete gli ingredienti, ma se voi aprite il vostro frigorifero, voi avete da fare una torta molto migliore di quella che volevate fare. Perché avete degli ingredienti in più che non vi siete accorti. Quindi utilizzate ciò che avete nelle vostre mani. È assolutamente importante. E andate veramente, andate a vedere veramente che cosa vivi ancora vi sta animando quell'ego per andare in alto, per vedere che voi siete lassù in alto e siete i migliori del mondo. Chi se ne frega? Voi dovete essere voi stessi. Voi smettete di farvi prendere prigionieri da parole, parole, parole che vengono dette, che non servono più. Bisogna andare proprio nel punto dove il seme entra e si disintegra per poter dare quella pianta. E lì c'è la vostra verità, solo lì c'è la vostra grande verità. Allora sì, che la strada inizia con la strada potentissima e voi potete partire, come vi dico sempre, con la Lamborghini gialla e potete creare quella visione, può diventare veramente qui materiale, la porto giù sulla terra, la manifesto. A quel punto con quella Lamborghini comincio a girare io, apro delle strade nuove che non pensavo nemmeno di avere quelle strade nuove. Ma mi si aprono, ma che cosa devo fare? Devo camminare con leggerezza, devo essere semplicemente me stessa e non devo lottare, non devo discutere, devo andare oltre, io so che devo arrivare, quindi lascio andare le persone che non mi ascoltano e proseguo e vado avanti. A quel punto io mi trovo a essere proprio dove voglio essere, questa strada, questo momento della mia vita è esattamente come io lo volevo, ma con cose semplici, non avete bisogno di fare delle cose complicate, ve lo dico sempre. Come vi ho detto, l'amore è semplice e la vita è meravigliosa, anche se ha tantissime cose da superare. Ve lo dice una che ha superato cose catartiche. E adesso mi guardo e dico, questo è tutto meraviglioso, anche se è difficile. Ok? È perché è vostro, ognuno di voi crea la propria vita, siamo tutti diversi uno dall'altro. E a quel punto voi ricevete veramente una grande chiamata per andare a fare qualcosa che è veramente per voi, che sia un lavoro, che sia un amore, che sia soltanto prendervi cura di voi stessi. E ringraziate, come vi ho detto adesso, tutto quello che è stato nella vostra vita. Onorate, perché è una cosa che noi non facciamo mai, onorate, onorate, onorate. Non smetterò mai di dirvelo. Onorate ciò che avete, è veramente importantissimo. Ringraziate tutto quello che avete intorno, che non ringraziate mai abbastanza. Guardatevi intorno, avete tantissimo. Quindi andate per quel sole che vedete, quella luce che vedete sopra la vostra testa, anche se in questo momento è un minuscolo puntino.
Allora voi vi troverete veramente, che avete veramente tutto a disposizione, avete le conoscenze, avete tutto per poter fare queste cose. Ma cosa serve? Serve guardare le cose da un altro punto di vista. Voi pensate di essere in mancanza e che non avete capito e che non avete compreso, ma invece se cambiaste il modo di vedere e invece da quell'aquila che vi ha portato in cima a quella montagna altissima vicino al sole, vicino a Ra, voi apriste gli occhi e vi trovate esattamente all'entrata di ciò che voi volevate. State esattamente camminando dove voi volevate camminare. Non siete fuori, non capito niente fino ad ora. Quello che avete capito è esattamente la vostra verità, è esattamente quello che voi volete fare. E perché vi dite di no? Seguite quello. Seguite quella strada che è fondamentale. E quando l'avete capito, per fermatevi un attimo ora, fermatevi e osservate e lasciate quel grande mandala si formi e rimanete semplicemente con i vostri piedi ben connessi alla terra e la vostra testa, la vostra corona connessa al cielo. E fermatevi, ma osservate, state attenti, non dormite, state svegli, osservate cosa si muove. Perché quando si muoverà voi sapete qual è la strada da prendere, qual è la soluzione che stavate chiedendo tanto al cielo e ce l'avete nelle vostre mani. E a quel punto iniziate una grande ricerca, la ricerca per tutto quello che volete veramente, come se fosse un'arca di Noè. Pensate all'arca di Noè. E che cosa ha fatto? Lui ha portato una cosa di ognuno, no? Voi vi cercate le cose che volete portare con voi in questo viaggio. Sì, lo so, a me piace molto la parola viaggio, ma noi come anime siamo qua perché abbiamo iniziato un viaggio, stiamo facendo un viaggio, conoscendo e ritrovando anche persone che pensavamo di avere perso. E invece le ritroviamo in questa vita, sono persone di tante vite fa. Io quante le incontro qua? Persone di altre vite, le rincontro, ci guardiamo negli occhi e ci abbracciamo. E mi ricordo cosa facevamo, quanto era importante. Voi vedete cosa volete portare su quella barca, in questo viaggio, nel vostro zaino, cosa ci volete mettere. E a quel punto voi ritroverete quella grande eleganza, quella forza che l'aquila vuole per manifestare. L'aquila è regale, le mie ali sono regale. Salgo fino al cielo, fino a Ra e riscendo. Però lo posso fare solo se sono severo con me stesso. Cioè, severo non vuole dire che mi devo massacrare. Severo vuol dire che io quando decido di seguire una linea, la seguo. E non che vado un po' avanti, poi vado a destra, la seguo nella mia regalità, nella mia grande sicurezza che quella cosa io la devo manifestare in quel modo. E devo camminare, però ricordatevi che la connessione è qua nel vostro cuore, non smetterò mai di dirvela. È qui nel vostro cuore, alla fine di questi 13 giorni di questo viaggio, dove avrete trovato cosa portarvi dietro, avete onorato e ringraziato, avete volato con l'aquila che vi porta su a vedere la visione, a vedere veramente dove siete, su che cosa dovete ancora lavorare per poter manifestare. Allora voi sì che ritroverete tutta la vostra sensibilità, allora voi sì che ritroverete veramente qual è il vostro desiderio, qual è il vostro dono, qual è il vostro segreto, che è tanto segreto, che è tanto quella cosa che voi volete tanto fare, che avete tanta paura. Quella cosa vi richiede veramente di mollare tutto il resto e di seguire quel desiderio, quella cosa che volete mostrare, quella visione, perché la visione vi si manifesterà proprio catarticamente, ok? Alla fine di questi 13 giorni. E voi saprete che in quel momento lì, però, per andare verso quella visione ci sono cose che vanno lasciate andare, ci sono cose che non ci servono più, ci sono cose che ormai sono finite, è inutile che le continuiamo a tenere con noi, è inutile che ci attacchiamo ancora a delle cose vecchie, non è più il momento, è il momento di andare verso ciò che ci chiama, che vi chiama, che amate e che chiama il vostro cuore. Ok? Chiaro? Scusate, l'aquila mi ha totalmente posseduto come al solito e credo che il messaggio sia stato abbastanza forte.
tesoro, infatti, io non ho avuto il coraggio di interrompere questo meraviglioso appunto, descrizione di visione tua, perché sei ferma in stand-by, diciamo, visivo da quando hai iniziato più o meno, però ti si sente, per fortuna. Vabbè, chi se ne frega, l'importante è che mi avete sentito. Mi avete sentito? Sì, credo di sì. Allora va bene, non importa se non avete visto che cosa stavo facendo, l'importante è che voi abbiate avuto la mia voce, ok? Allora, adesso guardiamo un pochino gli aiuti. Gli aiuti sono, guardate un po', Anubis. Che cosa dice Anubis? Grazie Claudia. L'importante è che mi sentiate, come vi dico sempre, dovete sentire quando faccio i miei percorsi, vi rompo sempre le scatole, dovete imparare a sentire. Non dovete stare nell'immagine, né so i capelli sopra, se i capelli sopra, se sono nuda, se sono vestita. Non importa, ascoltate la mia voce, sentitemi. Sì, un carro armato come sempre. Ti amo, Angela. Allora, guardate un pochino. Anubis, che cosa dice il dio Anubis? Voi sapete che Anubis è il maestro del cuore. Dice il dio Anubis di arrendervi. Ok? Quindi bisogna dare luce al nostro cuore. Quindi in questi 13 giorni quest'aquila ci porterà proprio ad entrare nel cuore, assolutamente a stare dentro a quel cuore e a portare veramente una rinascita totale. Quindi abbiate il coraggio di darvi la possibilità, mi permetto di rinascere. Ok? Siamo anche in un anno nuovo, quindi iniziamo a rinascere. Ok? E vediamo invece con le carte del sole e della luna. Guardate un po', non a caso, no, nulla è mai a caso. Guardate qual è la carta: è il terzo occhio, la visione dell'aquila. Non a caso, l'aquila me lo piazzo qui. Guardate l'aquilona con il. Aspettate, vado Non si dritta vede, magari. però. Perfetto. Sono ancora bloccata? Sì, è lo stesso, però cioè, è tutto talmente Vabbè, chiaro. io non so come fare perché io mi vedo che mi vedo quelle cose. Vabbè. E comunque è il terzo occhio, quindi la visione che si riapre, quindi riaprite per favore quella visione, riaprite quella visione, ok? Perché l'aquila ci chiede veramente di vedere le cose in una maniera, come vi ho detto prima, diversa. Quindi quel blocco che vi ho detto prima non è un blocco che voi non avete capito. Questo è un passaggio importante di questi 13 giorni che vi voglio che voi capiate. Guardate dove siete, magari siete esattamente all'entrata del vostro castello. Ok? Quindi per favore state molto attenti a questo. E oggi con l'aquila, visto che è la mia aquila che io amo, vi vorrei tirare fuori un portale. Ah, guardate, il portale è io sono in presenza, quindi io sono qui, qui e ora, ragazzi, questi, quindi è molto importante che voi abbiate l'attivazione del corpo di luce, quindi quando meditate sentite la luce che entra dentro di voi, ok? Solo in questo modo voi avrete veramente dentro di voi la divinità che siete, perché voi siete tutti, tutti. Divini, tutti, tutti divini, siamo tutti, tutti divini, mi raccomando. Questa è una cosa assolutamente fondamentale, ok? Ah, un respiro, l'acqua mi fa respirare e ora veramente vi vorrei leggere, anche se non mi vedete, non mi interessa, vi leggo il poema molto meglio se non mi vedete, quindi chiudete gli occhi e ascoltatemi, perché L'arco alle sapete che visioni. questo è assolutamente una, essendo io aquila, è assolutamente la mia descrizione, no? No? Dico bene? Dico bene, Moonchild? Confermi? Assolutamente. Questa Ok. cosa è proprio una metafora meravigliosa. Non ti si vede, ma la tua visione arriva. Assolutamente, io arrivo in ogni dove, ricordatevelo. Non, ricordate che, come vi ho detto, non ci sono limiti, non ci sono dimensioni, noi possiamo essere ovunque e possiamo creare ciò che vogliamo, quindi con quest'aquila che ci porta in alto fino al sole Ra, lasciamoci creare, lasciamoci portare morbidamente da quest'aquila dopo che ci ha fatto vedere tutti questi 13 giorni morbidamente a terra nel qui e ora. Ok? Quindi vi leggo il poema dell'aquila che è Io sono il veggente, codificato dall'aquila blu. 15 è il mio numero.
Tre porte del cinque sono aperte nella mia mente. La mia casa è il cielo infinito, perché io sono nato dal cielo. La galassia pulsa con i miei pensieri luminosi. Per il potere della visione scivolo facilmente attraverso le dimensioni e predico la venuta del cambiamento dei tempi. Attraverso universi paralleli, io viaggio su un unico binario dell'Osuvuya. La visione è la fonte della mia intelligenza che sostiene l'intero planetario. Tutti quelli che cercano di conoscere la mente e di creare accordandosi al piano universale vengono da me e vedranno che all'interno della mia mente si trova il potere della mente universale nella sua creatività senza fine. Conoscere me è conoscere il piano astrale del tutto, che abbaglia l'infinità dal quale è scaturita la mente universale. Grazie, Oh, che meraviglia. grazie, grazie di ascoltarci sempre, grazie di seguirci e buoni 13 giorni dell'Aquila, buon volo, lasciatevi portare, lasciatevi fare mostrare queste visioni e lasciate veramente che la vostra creatività si possa aprire, che tutto quello che voi pensate e volete manifestare si possa aprire. Volate con me. E con la mia aquilona. Ti voglio bene. A te, Moonchild. Oh, che Il bello, fantasma ti ha portato il messaggio. è stato bellissimo, mamma mia, è pazzesco Grazie. questa tua non visione, ma questa tua visione che ci hai trasmesso, è pazzesco, cioè non ti vediamo, ma è Ma sempre più... perché l'aquila è la visione, voi non mi dovete vedere come vi ho detto prima, Ma smettiamo di infatti... guardare con gli occhi, smettiamo di ascoltare tutte queste parole, sentiamo profondamente dentro di noi. Quando io vi ho incontrato, siamo avvicinati, siamo guardati negli occhi senza parlare, ci siamo toccati il cuore, lì è stato il momento in cui c'è stato il grande cambio. Quindi continuate a farlo anche se io non sono lì, continuate ad esercitarvi a guardare dal vostro cuore. Sempre. Ti passo la parola, sto zitta adesso. Wow, bellissimo, bellissimo. Sì, dunque, ora pa passiamo un po' a descrivere un po' diciamo, le energie e diciamo un po' più così, scandendole attraverso questi 13 giorni e attraverso appunto, i glifi che ci accompagneranno lungo questa meravigliosa onda importantissima che è la numero 19, non a caso, quindi è un numero che è considerato il numero proprio totale, completo, che raggruppa tutto, perché se pensate 1 e 9 ed è sacro tantissimo, per esempio ai musulmani, nel Corano è presente questa nota, e quindi onda 19 è la penultima dello Zolk'in, ci stiamo avvicinando sempre di più al parto, quindi... alla conclusione di questo ciclo di Zolk'in che ha proprio come tempistica 9 mesi, quindi una creazione umana di fatto, e quindi molto importante, ecco, perché dopo aprirà appunto alla visione, diciamo, della coscienza galattica, quindi solare, quindi dopo il vento che comunque anche attraverso i chakra potremmo spiegare che eravamo sulla gola prima, adesso saliamo dal quinto al sesto, che è proprio il terzo occhio di cui parlava prima appunto Cinzia, e andremo proprio a stimolare quella visione, quindi quella possibilità di portare in unificazione quello che sentiamo, quindi dal cuore alla mente, e cercare di creare e portare in realizzazione appunto questa visione che ci arriverà, che cerchiamo di rendere più chiara possibile appunto.
Questo poi tutto questo nella tredicesima colonna, quindi ancora più sacro, insomma il 13, tutto quello che è stato rubato dalla tredicesima luna, il femminile sacro, tutto quanto, ultima colonna dello Zolk'in, dove c'è soprattutto, diciamo, una buona parte di questa onda, perché inizia, diciamo, alla fine della dodicesima e conclude poi con il sole, l'inizio del sole nella tredicesima. E qui appunto, come dicevo, abbiamo questa apertura di una nuova prospettiva, di nuove angolazioni, quindi cercare di ampliare diciamo, la solita concezione, la solita visione, i soliti obiettivi. Ecco, cerchiamo di innalzarci e cerchiamo di non lamentarci, di essere più pazienti, come ci insegna appunto il suo glifo analogo, che è il seme, perché il seme ha bisogno di pazienza, di cura, di attenzione e di creare veramente il focus sull'obiettivo e su quello che vogliamo portare appunto in fioritura. Il nucleo qual è esattamente? Cioè, che cos'è che noi veramente vogliamo portare? Cioè, mi sembra un po', scusate di ripetere quello che ha già detto Cinzia, però è così. Cioè, lei ha già detto tutto, come sempre, però io adesso vi spiego tecnicamente, insomma, con questo seme analogo, nella semplicità, nella cura, nell'innocenza, cerchiamo di curare questo nostro progetto che abbiamo, che la visione di queste altezze ci ha donato, che poi è un sentire, un vedere soprattutto interiore, ovviamente, perché è il risveglio di questi sensi, quindi riportare in unione, perché le parole, appunto, codici di questa meravigliosa aquila sono la realizzazione, la visione e l'unificazione, quindi unificare ciò che è distaccato, che è poi il suo opposto, diciamo, la sua sfida del serpente, è in antitesi, diciamo, nei chakra più bassi, quindi il nostro istinto, la nostra pancia, il nostro corpo, quindi sentire, però quello che sentiamo dobbiamo portarlo, avere il coraggio di portarlo su in alto e di poter appunto credere in quella visione per riportarla giù, quindi fare fluire questo canale dal cielo alla terra, dalla terra al cielo, e quindi con questo consapevolizzare, diciamo, capire esattamente attraverso appunto la pazienza e la calma del seme quello che vogliamo portare allo scoperto. Facendo tutto questo, poi liberiamo dal diciamo, sveliamo quello che è il messaggio occulto e il potere occulto dell'aquila, che non è altro che l'allacciatore dei mondi. Quindi svelare quello che si nasconde attraverso la conoscenza, perché è quella che ci porterà al termine dell'onda, quindi liberarsi dall'ego, diciamo, prettamente effimero ed esteriore, per una conoscenza profonda che ci porti a guarire, a trovare quell'ingrediente che ci apra e ci, come dire, liberi dalla paura e dalla costrizione di questi ponti che sono stati recisi attraverso il tabù della morte. Quindi vinciamo la paura dell'ignoto e ritorniamo, diciamo, a espanderci e quindi a cambiare quello che ci teneva questa visione trattenuta e obbligata, diciamo, per colpa della paura, per colpa di attraversare quel ponte che poi si va a risvegliare con questo potere occulto. Quindi cercare di materializzarla, di fatto, questa è la missione dell'Aquila, materializzare attraverso la mano che incontreremo alla fine, materializzare questa visione, realizzarla e cercare questo antidoto, questa panacea che appunto è l'ingrediente cioè che ci permette di fatto di trovare questi elementi, come se fosse comunque un chimico, un alchimista, uno scienziato, quello che volete, a trovare questi nostri mezzi, questi no nostri utensili per poter portare veramente giù dall'alto e
aver visto bene, grazie all'amico Sole che è comunque molto vicino, essendo l'animale che si avvicina di più al Sole, e quindi illuminare questa realtà, questa verità interiore profonda. Ecco, questa è la mente planetaria dell'Aquila, quindi non egoica, ok? Perfetto, poi dopo ovviamente andremo lungo il percorso con il guerriero lunare, che è la sfida di questa onda, che è quello sempre di salire, di spingerci più in alto per vedere da qua, vedere oltre con diversi occhi e quindi aprirci a diverse visioni e avere il coraggio e poi appunto esplorare e mettere il naso fuori dal solito orticello. Poi abbiamo la terra elettrica rossa, che è il servizio che riporta appunto, crea questo legame, riporta questa scossa uraniana attraverso la terra, quindi attraverso il nostro corpo che noi abbiamo, che rappresenta la terra, quindi tornare a risvegliare sensi medianici, riattivarci telepaticamente, sincronicamente, navigando ed evolvendo questa sincronicità. Poi abbiamo lo specchio autoesistente bianco, con cui andremo a definire e a dare una misura a quello che ci si mostra dentro, sentiremo dentro e a quello che sarà fuori. Quindi tutto ciò che è in proiezione. Noi attraverso la riflessione, la meditazione, poi ci porteremo fuori dalla confusione, riportando quella calma e quell'ordine giù in basso sulla terra dove noi siamo, nella 3D. Dopo abbiamo la 239, aiuto, tremate, tremate. Con questa 239, che è la tempesta intonante blu, dovremo smuovere e pulire assolutamente tutto quello che preme dall'esterno e chiede un cambio repentino. Quindi qua sarà a volte un po', magari un po' massacrante questa cosa, ma comunque nel senso di prepotenza, perché qua comunque la tempesta comanda e prende potere, quindi bisogna qua veramente stabilire un centro dentro noi stessi, perché tutto il resto non ci porti via e non ci porti veramente chissà dove, se no poi non torniamo più. Quindi trovare quel controllo comunque calmo, fuori dall'ego e dentro, quindi una centratura, una calma interiore, avere il coraggio di cambiare, pulire tutto quello che va spazzato via. Con questa 239 si può fare, c'è un potere molto forte di cambiamento, di trasformazione. Dopo abbiamo il sole ritmico, col sole ritmico giallo, come dicevo, già ci avviciniamo sempre di più, diciamo sempre più vicino a sentire che cos'è che scalda veramente quel cuore, cioè che cos'è che, qual è, diciamo, la verità che emerge da noi. Quindi cerchiamo di guardare, avere il coraggio di guardare questo sole, e questa verità, guardarla in faccia e seguiamola, portiamo fuori queste nostre verità con veramente anche fierezza e coraggio. Quindi cerchiamo di riportare questo equilibrio fra la mente e il cuore, e quindi disfandoci così dell'ego, riportiamo in unione queste due forze. Questo ci dice il sole. Dopo abbiamo il drago risonante, che è diciamo, il cuore dell'onda. Nel cuore dell'onda, qua il drago ci comunica di ritrovare questa forza di assolutamente rialzarsi e di riconnettersi con la nostra vera essenza, su chi siamo, di riconoscere chi siamo veramente e dal nostro cuore tornare a provare a rialzarci e provare a spiegare queste ali pesanti di questo drago, quindi questa nostra visione, questa magia che potrebbe appunto conquistare e raggiungere il drago se noi veramente crediamo in noi stessi e ci allontaniamo dal dramma del non sapere assolutamente chi siamo, e quindi ci costruiamo
una maschera o una personalità che poi in realtà non parla di noi, qua abbiamo la possibilità di ritrovare noi stessi, la nostra vera essenza. Poi dopo abbiamo con il vento galattico la tematica che abbiamo appena attraversato, quindi cambiare anche nella modalità di comunicare, di respirare, di percepire in questo caso questa visione, quello che ci trasmette l'aquila e respirarlo, quindi questo nel silenzio lo spirito, quello che ci comunica, ci ha comunicato, ora lo abbiamo veramente chiaro e possiamo trasmetterlo e portarlo fuori, diciamo, portarlo a un'ottava superiore. Nella notte poi solare blu abbiamo appunto il sogno, invece quindi qua una grossa spinta dal nostro inconscio che vuole trovare una zona anche qui di attecchimento per essere portata fuori, quindi dall'ombra, portata fuori da quel sipario per rivelarci appunto che cosa realmente possiamo realizzare, qual è il sogno che vogliamo portare e quali cambiamenti dobbiamo portare per vederlo realizzato e quindi anche qui una grandissima chance per portare fuori tutto quello che noi non conosciamo ancora di voler e di poter realizzare. Dopo abbiamo il seme planetario. Col seme planetario espandiamo e cerchiamo appunto di fertilizzare sempre di più, come dicevamo prima, questo progetto. E dargli comunque, come dire, una visione che da dentro, da questo nucleo, inizia ad espandersi, inizia a sognare se stesso per uscire allo scoperto, per ricreare un nuovo adattamento e un nuovo anche significato a quello che sarà la propria trasformazione, il proprio evolvere. E quindi qui assolutamente tutto è al servizio non solo di noi stessi, questo cambio, ma anche in esterno, in quello che fioriremo in esterno. Dopo abbiamo, e sarà proprio veramente un momento per poter, come dire, esprimere ed esporre queste visioni, e sarà il momento giusto per farlo. Poi abbiamo il serpente, finalmente incontriamo il serpentello. Spettrale, che è la sua sfida primaria, e qui appunto ancora ci dice che dobbiamo fluire con questo cambio e questa entrata di questa visione, e per farlo appunto attecchire quindi dal cielo alla terra in questo caso, e dall'alto verso il basso, quindi abbiamo tutto ciò che abbiamo sperimentato quindi sulla terra lo dobbiamo poi innalzare. Questo è il non ego, cioè non dobbiamo utilizzare questi strumenti, queste immagini che abbiamo creato di noi stessi, queste maschere per semplicemente ottenere possessione, queste cose qui, oppure visibilità. No, noi dobbiamo innalzarlo, l'aquila ci insegna questo, quindi mettere le piume sul serpente vuol dire per l'aquila sentire. Perché serve sentire e scendere giù, perché comunque bisogna scendere giù la propria visione e comunque sentire col corpo e i limiti che il nostro corpo ci impone, dobbiamo assolutamente venire giù, cioè comunque non dobbiamo stare troppo su e al contempo però appunto dobbiamo innalzare tutto quello che poi veniamo a sperimentare, a creare sulla terra. E ricompattarlo quindi con il nostro essere. E dopodiché abbiamo il dodicesimo tono, che è la sfera dei mondi cristallo, di cui abbiamo già prima parlato, che è il potere occulto che si libera attraverso appunto questa comunione che abbiamo ritrovato fra il mondo invisibile. E quindi non abbiamo più quel timore, quel tabù della morte, possiamo portarlo allo scoperto, possiamo diciamo celebrare questa libertà che abbiamo ottenuto, questa visione superiore di andare oltre
quel tabù e quel grandissimo spauracchio della morte che ci è stato imposto tantissimo attraverso le religioni, la cultura e comunque il sociale in generale. Possiamo tornare a ritrovare un'armonia con esso, quindi riunificare questa prospettiva che vada oltre e quindi si ricompatti con una sicurezza maggiore che vada al di là dei confini, attraverso questi ponti molto lontani che ci conducono lontano. Infine, appunto, finiamo con la mano cosmica blu, che ci fa comprendere appunto che non siamo solo carne e che tutto ciò che è, e noi definiamo mente, in cui tante volte ci perdiamo, perdendo proprio la bussola di noi stessi e creando appunto la paura, creando questi limiti che non ci fanno espandere, non ci fanno evolvere, non ci fanno cambiare. Tutto questo attraverso la mano che è rappresentata dalla Terra come diciamo, pianeta appunto natale, cioè, diciamo, da cui è guidato, trovare appunto la panacea, diciamo, l'ingrediente e lo strumento, i nostri utensili che manifestano appunto questo messaggio molto alto della visione dell'aquila e attraverso la mano scopriamo appunto che cos'è che ci fa guarire, che cos'è che ci fa realizzare attraverso l'arte, attraverso tutto quello che vogliamo fare manualmente. Anche prima Cinzia ne parlava di questa cosa. Troviamo proprio quello che facciamo meglio, che può essere qualsiasi cosa, anche dalla più semplice o dalla più astrusa, però questo sarà il nostro antidoto e quello che noi vogliamo realizzare. E che portiamo giù appunto da questa visione interiore molto profonda connessa al cuore, e quindi solo così sarà possibile scoprire appunto quello che, cioè diciamo realizzare e prima quello che abbiamo scoperto grazie all'Aquila. Benissimo, abbiamo finito. Adesso vi leggo il poema pratico dell'Aquila blu. Che è il numero 15 come glifo, e dice: Io sono il visionario codificato dall'aquila blu. 15 è il mio numero, tre portali del 5 sono aperti dalla mia mente. Casa mia è il cielo infinito, perché io sono colui nato dal cielo. La galassia pulsa dei miei luminosi pensieri. Grazie al potere della visione scivolo facilmente attraverso le dimensioni e prevedo la venuta dei tempi di cambiamento. Attraverso gli universi paralleli io volo su una singola traccia dello Suvuya. La visione è la fonte della mia intelligenza che sostiene l'interezza planetaria. Tutti coloro che cercano la conoscenza della mente e la creazione, secondo il piano universale, vengono a me ed essi vedranno dentro la mia mente. C'è il potere della mente universale nella sua creatività infinita. Conoscere me è conoscere il piano astrale dell'infinito onnicomprensivo, da cui deriva la mente superiore. Bene, Grazie Moonchild. grazie a voi. Tesoro, sei ancora bloccata con gli occhi chiusi in questa vision molto, molto, questa visione di te è veramente, sembra un'apparizione. Ma io sono l'apparizione in questo Tu momento, sei, capito? esatto, sembri proprio in trance qua, poi ti Ma vedrai, assolutamente, io sono in trance, sei totalmente. sempre, sempre in connessione, sempre in connessione. Beh, certo. Grazie Occhi chiusi mille, Moonchild, per tutti. grazie veramente a tutti. Vi ricordo che l'ultimo giorno di questa, 13 giorni di questa onda, che sarà la mano cosmica, è anche il giorno della Lunium Moon in Acquario. Quindi apriamo le porte a questa mano cosmica che ci connette con la Luna in Acquario, poi vedremo cosa succederà. E grazie mille.
Grazie a tutti, buon anno, tantissimi auguri. Grazie Ross, ti voglio bene. Grazie a tutti, grazie, grazie, grazie e buon proseguimento. Grazie Moonchild, buona serata. Un bacio. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao Angela, ciao a tutti. Un abbraccio grande, ciao, a presto.